Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto mi scuso, settimana scorsa non sono uscito con un video nuovo, ma il lavoro nuovo mi tiene parecchio impegnato. Se avete visto l'ultimo video avete visto che ho cambiato palestra dove lavoro e quindi mi devo un attimo riequilibrare il tutto. Ma oggi sono qui per registrare un video e faremo un altro svuota la spesa, cioè farò un altro svuota la spesa discount edition. Infatti stamattina sono andato in ben tre posti, sono fuori due ore, sono andato prima al Lidl, poi all'Eurospin e infine al Penny per vedere cosa offrono, per vedere diciamo che prodotti salutare comprare e cosa io diciamo vi consiglierei. Prima di tutto faccio vedere quanto ho speso. All'Eurospin ho speso 21 euro, al Penny ho spesi 19, però ci sono alcune cose che non posso farvi vedere perché ho in mente di fare un nuovo video con queste cose, e al Lidl ho speso 18 euro. Questa è tutta la spesa del Lidl, questa è quella dell'Eurospin. Infine questa al Penny. Al Lidl ultimamente vado solo per comprare queste cose, quindi queste sono state una casualità che le ho trovati, sono dei tè, quelli freddi. Questo è al gusto mate, ciliegio, ananas. Mate non so cosa sia, per drenare i liquidi e perdere l'equilibrio del peso. Non l'ho preso per questo motivo, ma l'ho preso per il gusto, volevo vedere se erano buoni. Sono della marca Angelica. Mentre questo qua è linea snella, addirittura caffè verde, cola e ananas, stimolo il naturale metabolismo. Mamma che boiate. E va bene. Poi, ma ultimamente mangio solo Wasa come diciamo come fonte di carboidrati, sia a pranzo che a cena che nei spuntini. Mi porto sempre queste fette croccanti. Come valori, secondo me ci stanno. 63 grammi di carboidrati. 9,6 di proteine, 1,7 di grassi, c'è un pochettino di sale, ma tanto non ne mangio mai 100 grammi. Ingredienti sono solo farina di segale, integrale e sale, quindi ottimo. Poi questo pan carré non lo prendo per diciamo i suoi valorizzazioni, ma perché essendo che le fettine sono molto piccoline ti fai un toast con pochissimi carboidrati, perché due fette di pane hanno 16 grammi di carboidrati. Quindi per chi magari vuole farsi un toast, non so, merenda quando era affettato, non so, con il tacchino così come fa Melissa, questo pane secondo me ci sta perché è un giusto compromesso. Poi questo è sempre edamame che utilizza Melissa per fare i toast. Poi ormai sono in fissa con questi fiocchi di latte, sono ormai la mia unica droga, ogni giorno ne mangio un vasettino, sono senza lattosio, free from lattosio. Fiocchi di latte, questi qua sono ottimi perché per 100 grammi hanno 12 grammi di proteine, 3 grammi di carboidrati e 2 di grassi. Io ne mangio sempre il vasetto intero che pesa 200, come vedete, ok? Quindi mi becco direttamente 25 grammi di proteine, 6 di carboidrati, 4 di grassi. E niente, questi qua me li mangio a merenda sopra al fette croccante con il Wasa e top. Poi questa qua è tipo la Philadelphia della Skyr, che è sempre diciamo questa cosa di questa marca che hanno al Lidl, la mangia Melissa, è tipo la Philadelphia e questi sono i valori. Adesso non mi ricordo il valore della Philadelphia, ma li guardiamo, vado a prendere il telefono così guardiamo anche quelli. Comunque questa qui ha 10 grammi di proteine, 3 grammi di 6 di carboidrati e 9 di grassi. Per 100 grammi la Philadelphia Light contiene 205 calorie. 205 calorie, 9,5 di proteine, 3,2 di carboidrati e 16,5 di grassi. Quindi direi che vince a pieni voti la Skyr. Quindi se vi piace Melissa, cioè se vi piace la Philadelphia, Melissa l'assaggiate, fa che non è niente male. Poi a Lidl trovate anche la Skyrella, che è una mozzarella. Allora, partiamo dal presupposto che è completamente diversa dalla mozzarella normale, perché come diciamo al tatto è già più dura, però c'è cioè un però, ha dei valori ottimi perché su 100 grammi di prodotto ha 2,6 di grassi, 1,5 carboidrati e 22,5 grammi di proteine. Cioè se voi guardate le mozzarelle normali hanno minimo 20 grammi di grassi, quindi direi che questa qui è veramente ottima, cioè per 100 grammi sono 119 calorie. Ovviamente non è uguale alla mozzarella normale, ma secondo me per una persona che ha dieta, guarda, se la fa piacere, comunque gli piace. Poi ho preso uno yogurt Skyr bianco. Questo per barattolo ha 39 grammi di proteine. Come valori è molto simile a quello della FAE.
Quello del Fire ha leggermente meno carboidrati, mi sembra, perché ne ha tipo 3 grammi. Stavo dicendo che quello della Fire ha 3 grammi di carboidrati, questo ne ha 4, ma come proteine siamo più o meno simili, perché sono 11 grammi e 0,2 di grassi, questo qua è quello al 2%, se non sbaglio. Sì. E qua abbiamo finito la parte del Lidl. Andiamo alla parte dell'Eurospin. Secondo me l'Eurospin ci sta come frutta verdura. Cioè, ad esempio, al Lidl non trovo mai della frutta verdura bella, invece all'Eurospin mi trovo già meglio. Ho preso 3 cetrioli, 3 zucchine, le carote, e le banane e l'insalata come verdure. Poi ho preso le uova, queste qua sono allevamento all'aperto. Poi un prodotto che mi incuriosiva era questo, che secondo me ci sta, perché sono un mix al vapore, cereali e lenticchie, 100% vegetale e vegan. Sono 2 porzioni e questi sono i valori. Per 100 grammi sono 32 di carboidrati, 2,6 di grassi e 5 di proteine. Ovviamente io questo qui lo utilizzerei come, diciamo, riso freddo, quindi ci metterei dentro delle proteine, però come base ci sta. Vi farò sapere com'è, magari nelle mie storie di Instagram. Quindi se non mi seguite vi lascio qua il mio solito tag. Poi ho preso questi yogurt greco bianco 2%, però questo è senza lattosio, che è la prima volta che lo trovo, diciamo, in un discount senza lattosio. Questi sono i valori, ve li leggo perché non si vede bene. Sono 4 grammi di carboidrati come quello Skyr, 9 di proteine, quindi 2 grammi meno di proteine, e 2 grammi di grassi, quindi un po' più grasso. Ah, questo qua è il 2%, mentre quello della Skyr è 0% di grassi. Ho sbagliato, senza grassi quello. E ovviamente sono al corriere ora. Sono tornato, non mi ricordo più dove ero arrivato. Ho preso della semplice pasta, perché a Melissa piace la pasta normale. E poi ho trovato questa pasta senza glutine, fusilli di mais e riso, che è la prima volta che la vedo. Questi sono i valori. Ok, mi incuriosiva un botto. Poi io la pasta normale la digerisco male, quindi voglio provare questa qua, vedere se magari, non so, mi trovo meglio. Poi ci sono i limoni, banane, le fragole e le albicocche. Mentre al Penny c'era pochissima roba, cioè non ho trovato niente di, diciamo, interessante, tranne delle pesche scontate da 2 a 1 euro al chilo. Ho preso queste Monster, zero zucchero, senza calorie, che dà un po' di carica. Le ho prese, diciamo, anche per fare il viaggio quando andiamo in vacanza, per non addormentarmi. Poi qui ho preso prosciutto cotto per Melissa, e qua per me ho preso della bresaola, che era da una vita che non la compravo. E poi sempre per Melissa latte Zimil, perché in questi discount non si trovano mai dei latte vegetali che non abbiano 18.000 grammi di zuccheri. E niente, questa, diciamo, è stata tutta la spesa. Come avete visto, sono cambiati alcuni prodotti della tutte volte, ovviamente andando a discount non si trovano mai marche, quindi è anche normale che si trovano prodotti diversi, però sicuramente i prodotti che vi consiglio, che sto utilizzando, perché li ho provati, sono questi fiocchi di latte, quelli del Lidl, lo yogurt, la schirella, lo schiro, per la soletta anch'io, ci stanno molto. Tutti questi prodotti invece Eurospin non li ho mai provati. Soprattutto quella cosa che mi incuriosisce di più è la pasta, quella di mais e riso. Ovviamente non mi avevo più aggiornato con la mia alimentazione, ma magari lo farò in un prossimo video in cui farò vedere cosa mangio in una giornata, diciamo, post chetogenica. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, lasciate un like e un commento. Vi mando un bacione e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Bye bye.